Ha 150 anni l'arma dei carabinieri e il 150esimo compleanno è festeggiato alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e delle alte cariche dello Stato. La bandiera dell'arma, già insignita di 14 decorazioni al valore, viene decorata dall'onorevole Segni con due nuove medaglie d'argento. L'aeroporto dell'Urbe fa da piazza d'armi per questa fantasmagorica parata di uomini e di mezzi. Prove di ardimento e di perfetto addestramento si susseguono, dimostrando al pubblico che affolla le tribune l'alto grado di preparazione raggiunto da ogni reparto. Dai vagoni volanti della 46esima aerobrigata di Pisa scendono i carabinieri paracadutisti, simulando un attacco improvviso per occupare l'aeroporto. L'azione diviene ancora più suggestiva quando intervengono le autoblindo dell'undicesima brigata meccanizzata, i carri armati, i mezzi cingolati e la battaglia simulata a momenti di alta drammaticità. La giornata si conclude con un altro indimenticabile spettacolo, la carica del reggimento a cavallo. La realtà della guerra moderna ha ormai cancellato dai manuali di tattica e di strategia queste splendide azioni. I carabinieri a cavallo prestano solo servizio di ordine pubblico. Queste azioni però restano nei nostri occhi e nei nostri cuori quale incomparabile esempio di slancio e di entusiasmo.